Ciao a tutti, oggi siamo qui per vedere questo pirografo. Si tratta di un Bren Peter Royal. È un pirografo professionale dotato di due manipoli. Questo corrisponde a quello del Bren Peter Junior con le quattro punte. Vediamo poi che c'è la centralina e l'accensione a 30 watt. Sulla parte destra invece vediamo che c'è un power 80 watt e questo è il suo manipolo e corrisponde al master, al Bren Peter Master. Si tratta in poche parole di un pirografo con doppia centralina e con doppio manipolo, con due potenze diverse, quindi il 30 watt con il manipolo del Bren Peter Junior e l'80 watt con il manipolo del Bren Peter Master. Vediamo che ci sono i due attacchi diversi. Questo è quello del Bren Peter Junior per il 30 watt, mentre l'altro più grosso è quello per l'80 watt. In entrambi i casi c'è un sostegno per il manipolo del pirografo, questo dalla parte del Bren Peter Junior e dall'altra parte è quello del manipolo del master. Le punte in dotazione sono 9, 4 per il Bren Peter Junior e 5 per il master. Ecco, qui vediamo l'attacco del master che è un po' più grosso. Come dicevo, appunto, le punte ce ne sono 5 per il manipolo più grosso, mentre 4 quelle per il manipolo più piccolo. Le vedremo meglio fra poco. In dotazione, eccole qua le punte. In dotazione c'è anche la spazzolina in ottone per pulire le punte. Vediamo che quelle del Bren Peter Master sono più robuste, quindi possono essere utilizzate su legni molto duri ad alte temperature anche per lavori piuttosto grossi, di ampie dimensioni. In dotazione ci sono anche il cacciavite per cambiare le punte e la spazzolina in ottone per pulirle. Qui vediamo un esempio di una rosellina fatta con il Bren Peter Master. Per i principianti consiglio anche l'acquisto del mio libro La tecnica della pirografia in tutte le librerie o sui siti online. Se invece volete acquistare un pirografo come questo, lo troverete sul nostro sito elettronicadidattica.com, oltre a tanti altri accessori e altri pirografi. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube Elettronica Didattica per restare sempre informati. Ciao a tutti, a presto!